Della vita e delle sue meraviglie da sempre. Era in cerca della fonte che dà origine ad ogni cosa. Era come un assetato in cerca dell'acqua, capace di placargli la sete. Cercava ovunque, sulle montagne e nei boschi, e la sua sete di conoscenza lo spingeva lontano, sempre più lontano. Un giorno sentì il richiamo dei monti e si diresse oltre l'orizzonte, in luoghi sempre più impervi, dove la terra e il cielo si fondono in un unico abbraccio, un luogo dove il tempo scorre e dove il sole infuocato regola il giorno e la notte, il caldo e il freddo, il buio e la luce, e tutto si fonde, l'umano con il divino, la fine con il principio, la vita con la morte. Gabar, lungo la faticosa salita, venne attratto dalla luminosità del cielo. Ispirava in lui l'amore, quella forza che accompagna il divenire del destino, che muove i cicli della vita e spinge l'uomo verso l'alto, fino a giungere sulla vetta del Monte Olimpo, in un luogo idilliaco, non precluso agli esseri umani, dove tutti gli dèi governavano il mondo. È allora che si trova innanzi al consiglio degli dèi, presieduto da Giove, il loro re, e Giunone, sovrana dell'aria e della vita. Erano stati chiamati da Etere, la natura, per decidere quale fosse la radice che dava origine a tutte le cose. Gabar, avvicinandosi tra una divinità e l'altra, chiese a ciascuna quale fosse l'elemento che può far felice l'uomo e dargli la forza e la potenza per raggiungere la felicità. Perché il fuoco è potente, ma l'acqua lo spegne. L'acqua è impetuosa, ma la terra la accoglie. La terra è tenace, ma l'aria e il vento la disperdono. Tutti restarono in silenzio, guardandosi e interrogandosi smarriti. Loro la
splendida etere che rappresentava la materia e l'essenza del mondo celeste e disse: il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra sono gli elementi naturali da cui trae origine ogni sostanza e alla base dell'ordine di tutte le cose, ma sono influenzati dall'amore e dalla discordia che a tempi alterni dominano sull'universo. L'uomo è forte, ma purtroppo la morte lo vince. Ma con la morte non finisce tutto, perché a trionfare sarà sempre l'amore, il motore che in tutto questo immenso esistere crea la magia della vita. È l'amore che sopravvive alla morte. Nettuno, signore delle acque, dona a Gaba l'energia segreta e astrale delle sorgenti d'acqua che scorrono nelle profondità della terra e sotto forma di vapore salgono verso il cielo. Cronone, dea dell'aria, dona a Gaba l'energia vitale dell'esistenza, il respiro cosmico. Cerere, dea della terra, dona a Gaba l'energia della fertilità della sua. Vulcano, dio del fuoco e dei fabbri, dona al forte Gaba il segreto del fuoco e della passione per fare tutte le cose. E lei, Etere, dona a Gaba la spada di ferro. Simbolo di forza, ma anche di umiltà. Di conoscenze, tornò sulla terra e grazie alla sua forza riuscì a contrassegnare con questa impresa il successo dell'amore su tutte le cose e con la passione unì il fuoco, l'acqua, la terra e l'aria per creare il ferro che divenne lo strumento del suo destino e lo aiutò a dominare il mondo. Ed ancora nei secoli i potenti con il fuoco impressero nel ferro effigi per consolidare la loro supremazia e la moneta che ne derivò divenne fondamentale strumento di scambio. E proprio qui a Vindoli, per secoli, nutrita dall'arte del ferro, nell'unire ferro e fuoco, vogliamo per la prima volta battere moneta per la bella città nostra di Leonessa! Thank you.
Allora, andiamo a vedere che cos'è in particolare la celiachia. La celiachia è una patologia, una enteropatia. Che cos'è il glutine? Allora, il glutine è una componente proteica che è presente... Prima di parlare del farro ricordo però la conversione di persone che a tempi immemorabili è una terra in cui viene praticato l'allevamento del bestiame. Il farro è sempre un elemento rituale. È vero che viene usato a tavola per la cucina, adesso lo si è riscoperto e lo si è diffuso. Mentre invece il professor Strampelli capisce subito che bisogna accorciare il ciclo, perché individua quali sono i mali dell'epoca. Voi dovete sapere che nel macello avvicinare a uno, cioè tanta paglia e tante cariosse. Possiamo dire, Livio, progetto Morella della Regione Lazio, quindi è un bel progetto che può essere esteso in tutta la nostra regione. Noi attualmente, naturalmente stiamo continuando leggermente diverse la spina rispetto agli altri due.